Marco, oggi cosa proviamo? Non lo so, io c'ho un giubbino Mercedes, ma in realtà stiamo provando una bellissima Golf GTE. Ai, qua non ci mandano più niente da provare. Andiamo a provare questa Golf GTE, andiamo. Amici di New Smart Motori, ciao a tutti dal vostro Marco Tognoli e Nicolas. Nicolas, allora, che cosa possiamo aspettarci da un'auto ibrida con un listino a partire a 38.000 euro? Possiamo aspettarci dei vantaggi, solo dei vantaggi, esclusivamente riguardo i consumi e anche risparmiando un po' senza inquinare. Esattamente, vantaggi che possiamo avere anche durante la guida sportiva, perché questa Golf GTE ha appunto una modalità chiamata GTE che si attiva premendo un tasto sulla sinistra del cambio, che ricordiamo un DSG, esclusivamente DSG per questa versione. Doppia frizione. Esatto, doppia frizione, classica Volkswagen. In questo caso hanno fatto un cambio che non dà quel famoso colpettino tra una cambiata e l'altra della Golf GT, ma è un cambio più da auto più moderato, esatto, più da auto soft, e che ben si sposa alla filosofia green, ma grintosa di quest'auto. Esatto, che tra l'altro chi prende questa macchina comunque penso non pretenda delle prestazioni da macchina sportiva top. Esattamente, sono prestazioni giuste, mi sembra giusta è la parola giusta. Più che altro chi prende questa macchina la vuole usare in ibrido, cioè la vuole usare in elettrico. Esattamente, noi siamo partiti circa, io sono partito mezz'oretta fa da casa con il pieno di corrente, quindi con all'incirca 50 km di autonomia e sono 48 effettivi. Sì, poi ora che si accende, luci, tutto, ovviamente di sera con le luci accese, in questo caso sta piovendo, quindi tergicristalli accesi, riscaldamento acceso, ho acceso anche il riscaldamento dei sedili. Vediamo quanto c'è rimasto. 14 km di autonomia con una media di 5,7 km. Chilometri, kilowattora, un'unità di misura difficile da comprendere per chi non è ancora abituato al mondo dell'elettrico. Ricordiamo però che la media combinata benzina elettrico è 78 km con un litro, quindi un'auto che per chi la usa 79. Per chi la usa in ambito cittadino o comunque non in autostrada, perché non è il suo utilizzo, anche perché la batteria finirebbe subito, nonostante si possa raggiungere la velocità di 130 km all'ora in uso esclusivamente elettrico. Mentre si raggiunge la velocità massima in combinato di circa 230 km all'ora. Esatto, questo sempre in modalità GT con la batteria carica. Esatto. Anche lo 0-100, che è indicato come 7,6 secondi, è con batteria carica in modalità GT combinato. Esatto, innescata. Quindi sempre in professione. Parlami del motore, Nicolas. Motore troviamo esatto, troviamo un 1.4 TSI da 150 cavalli per quanto riguarda la parte benzina, mentre abbiamo invece per quanto riguarda la parte elettrica un motore da 102 cavalli. Quando vengono combinati sono 204 cavalli più o meno, vengono diminuiti, insomma non viene sfruttato tutto, non abbiamo 150 più 102 che ci, esatto, sarebbe piaciuto molto. Ma comunque la sua spinta ce l'ha. Sì, soprattutto quando entra in spinta, soprattutto al ci sono due modalità di spinte diverse, perché quando abbiamo il motore termico in combinazione al motore elettrico risulta un incentivo sul motore a combustione, quindi la classica spinta di un motore turbo benzina un pochino ampliata. Viceversa, usando le modalità esclusivamente elettrica, abbiamo un'esuberanza eccezionale nei primissimi metri, ricordando che il motore elettrico ha una coppia istantanea da zero giri, e è difficile da guidare col bagnato sulle rotonde se si va giù tutto in modalità elettrica, perché la senti, esatto, proprio non è proprio quella tenuta al top, diciamo. No, anche perché è una macchina abbastanza pesante, ci sono, esatto, 120 kg in più soltanto per le batterie, più 250 kg per il motore elettrico. Esatto, quindi all'incirca in totale siamo più 250 kg, insomma si sentono. Per il motore elettrico è stato rimpicciolito, se si può dire, il baule. Perde 100
120 litri, litri più o meno di autonomia e di autonomia. Il baule perde 104 litri di capienza. Esatto, siamo arrivati a 272 di capienza totale. Un po' piccolino. E più che altro è, sembra quello di una Golf normale, solo che non, esatto. Dopo ve lo facciamo vedere. Abituati a quello della macchina che abbiamo provato prima di questa. Sì, dove ci stavamo dentro sdraiati. In due. In due, sì, esatto. Modalità B, brake, carica completamente. Sente proprio il freno del motore elettrico in modalità brake ed è molto utile da usare quando siamo in discesa perché non andiamo a consumare le nostre pastiglie e ricarichiamo la batteria. Ma anzi, abbiamo un doppio vantaggio: ricarichiamo anche la batteria. È una modalità che qualsiasi macchina dovrebbe avere. È molto comodo una volta che si capisce come funziona. È vero. Ma facciamo subito una cosa: le impressioni su una macchina ibrida. Allora, non so se avevi mai guidato. Sì, ho guidato un Auris e una Lexus ibride, che sono macchine completamente diverse perché hanno un cambio che non ha le marce, è un convertitore di coppia, quindi è tipo uno scooterone. Assolutamente prestazioni 136 cavalli in combinato, quindi sono prestazioni discutibili, ecco, non è un'auto piacevole da guidare, tuttavia fanno 9 secondi la Lexus e 10 secondi l'Auris, lo 0-100, quindi comunque rispettabili, però non danno quel piacere di guida, anche perché sembra veramente di stare su uno scooterone. Qui abbiamo un'auto ibrida con le palle, nel senso che è un motore vero. Un cambio spettacolare. Il cambio non, come dicevamo prima, non è classico di SG, con il, diciamo, la botticina sul sedile del cambio marcia, ma è un cambio molto soft, hanno sviluppato un cambio marcia molto, molto tranquillo. Sì, poi essendo anche un doppio frizione molto veloce e non dà fastidio, come dici te, la cambiata, molto, esatto, molto rapida. A differenza della GT che abbiamo guidato, non c'è quella sportività nella cambiata che contraddistingue appunto le versioni GT. Ma non serve su una macchina così. No, è bella guidarla in... si apprezza maggiormente la continuità di marcia. Questa macchina è bella guidarla in modo tranquillo e elettrico. Tra l'altro è la prima auto, per quanto mi riguarda, che abbiamo fra le mani da recensire, sulla quale non ho premuto a fondo l'acceleratore i primi minuti che l'ho guidata, anzi l'ho messa subito in modalità completamente elettrica e andavo giusto a filo per vedere quanto era silenziosa, quindi è un'auto che mi ha veramente stupito sotto questo punto di vista, perché è veramente un'auto che si potrebbe veramente comprare, forse la più comprabile fra tutte quelle che abbiamo recensito finora. Fino ad oggi davvero molto bello il motore elettrico, funziona tutto bene in questa vettura. Allora, visto che abbiamo elencato soltanto pregi fino ad adesso, io ho trovato qualche difetto. Vai. Allora, due nella fattispecie. Rispetto alla GT, che è una macchina completamente diversa, però il GT c'è nel nome, quindi io il paragone glielo faccio. La tenuta di strada, per il peso, per le dimensioni dei cerchi, per l'assetto, tutto quanto, non sono così elevate. Pur essendo una macchina dall'eccellente grip. E il peso si sente soprattutto nei curvoni veloci, sul volante sentiamo qualche micro sbandamento se la tentiamo di mettere al limite. Questo è il primo difetto che ho riscontrato, però giustamente la batteria c'è, pesa, l'auto è quella che è. Il secondo difetto che ho riscontrato riguarda il climatizzatore, perché quando lo utilizziamo in modalità prevalentemente elettrica alterna fasi di caldo a fasi di tiepido, a fasi di caldo a fasi di tiepido in base a quanto stiamo usando il motore, quindi quando siamo in discesa che rilasciamo sentiamo un pochino più fresco, quindi abbiamo un'altalenanza di caldo freddo, perlomeno d'inverno, non so d'estate come si comporti questo clima. Questi sono due difetti che ho trovato, i maggiori perlomeno. A livello di costruzione abbiamo la parte inferiore del tunnel, che è in plastica rigida anziché in plastica semi morbida e molto morbida. Da un po'. Sì, non... ho
ovvio, non si sta tutto il tempo a fare così, però comunque a tatto si sente che è una plastica rigida. Non mi è piaciuta questa. Però il nero lucido ha una microtrama che lo rende antigraffio. La plancia è fatta come al solito di golf. A differenza dell'Infinity che invece aveva un nero lucido molto... Rimaneva impronte graffio, rimaneva tutto. Molto graffievole. Bella la plancia, mi piace, è il solito stile golf. Troviamo questo display da... un iPad mini praticamente. Solito sensore di prossimità. Ma prima di passare alla plancia vorrei parlare di questo volante. Volante. Tanti tasti su questo. Ah, tanti tasti, però sono ben organizzati perché abbiamo la parte sinistra, in basso abbiamo i comandi dell'audio, quindi volume più o meno, canzone, traccia, stazione più. Questi li ho trovati comodissimi. Perché sono molto vicini anche ai pollici. Le parti superiori invece abbiamo la sinistra per le ausilie alla guida, quindi radar, sensore eccetera e cruise control, mentre l'estero invece abbiamo i due tastini per comandare il display centrale, esatto, su e giù e risposte ai comandi vocali. Bello il taglio e bella la scritta GTE qua. Non mi è piaciuto molto, non mi sono piaciute molte le palette. Sono troppo in plastica, corte, sono in plastica. In plastica e seguono il volante. Quindi quello potevano farlo. Sarebbe stato bello averla in alluminio come le rifiniture di questo volante. E soprattutto un po' più lunghe perché. Beh sì, ma è il classico delle Golf, delle Volkswagen, sono tutte così. Ho trovato invece con poca qualità l'audio. L'audio base purtroppo 4 non Bose, è base. L'audio base, certo, l'audio base. L'audio base purtroppo non mi ha proprio convinto per niente. No, no, veramente. Cioè, sono un po' rimasto deluso perché io sono amante della musica, soprattutto quando sono in macchina. Sì, è un modo per svagarsi anche nel traffico. E quando superiamo una certa soglia, mettiamo che il massimo è 40, quando superiamo i 30 diventa insentibile. Gracchia proprio. Allora parliamo dell'abitacolo. Belle le rifiniture interne. Mi sono piaciute. Anche questo tipo velluto. Sì, 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 mi è piaciuto perché comunque siamo su una Golf, quindi siamo su una berlina di fascia medio-alta. Un abitacolo confortevole, il volante è sportivo, solo quello è sportivo, perché il resto è veramente... Questo mi ha dato un fastidio, se per essere proprio precisi. Ma sai che... Boh, forse a te ed Elia danno un po' fastidio. Hai visto anche già. Però io in realtà ne apprezzo. Sento, esatto, riesco a percepire di più il sentore della sportività, della media sportività di quest'auto. Senti qua, guarda il posteriore. Avete visto? Accelerano tutto, entra il motore elettrico, dà la coppia esagerata sul bagnato in rotonda, l'auto scivola di muso. Fermo un attimo. Mettiamo un attimo in GTA, fa uno sparo. Uno sparo? Estremo silenzio, siamo sul bagnato, quindi qualche slittamento ci sarà. Qualche. Vediamo, pronti? Via. Senti come ha fatto fatica all'inizio. 100 all'ora, ragazzi, 7,6 secondi. E tra l'altro, ottimi freni. Dischi autoventilanti. Sì, anche perché la frenata è sempre combinata dischi più motore elettrico in ricarica. Quindi vediamo ancora un'accelerata. Ragazzi, freniamo che siamo in città. Allora, freniamo forte. Dico, questa è la frenata di emergenza. Senti qua. Oppa. Hai visto che ha fatto il bagnato, però si è comportata bene. Il bagnato non aiuta. Allora, e ricordiamo che in questa modalità avevamo 12 km di autonomia e con queste 2-3 accelerate siamo già arrivati a 8 km di autonomia in elettrico. Che dire invece delle 4 modalità di funzionamento di quest'auto? Sì, ecco. Perché sono 4 auto in uno. Allora, prendete cliccando il tasto car sul nostro bellissimo schermo. No, 8 pollici, c'è una modalità che si chiama ibrido. Aprendo questa specie di piccola modalità, questo menu, si aprono 4 modalità. Troviamo le mod, che sarebbe praticamente la trazione esclusiva elettrica, quindi è quella praticamente il tastino di fianco al cambio. La modalità hybrid, quindi che sfruttiamo sia il nostro motore a benzina che quello elettrico, quindi andiamo a sfruttare tutto, ibrido. Esatto, decide lei. La modalità battery hold, che mantiene la carica della batteria, quindi anche questa è una modalità molto intelligente. Esatto, abbiamo 20 km in elettrico, li voglio conservare, allora usiamo solo il motore a combustione. Esatto. E ci teniamo la nostra batteria con 20 km. Mentre poi per chi
rimane magari senza kilowatt, come lo dico? Che rimane senza chilometri nel motore elettrico, c'è il battery charge. Esattamente, che va a sfruttare praticamente un surplus di potenza sul motore a combustione per andare a accumulare energia nella nostra batteria. E ricarichiamo la nostra vettura. Esatto, mi viene in mente, voglio andare in centro storico dove è consentito solo l'accesso a veicoli elettrici, ma ho pochi chilometri in elettrico. Allora, mentre mi sto recando in centro storico, attivo questa modalità e con il motore vado ad aumentare l'autonomia del motore elettrico. Certo, dobbiamo mantenere un certo stile di guida, perché se noi schiacciamo non si carica la vettura, perché entra in modalità boost. Esattamente. E quindi quattro modalità di guida, quattro auto in uno, più la modalità GTE, che è la sua modalità più forte. Migliore, esatto, dove abbiamo il massimo delle prestazioni. E le prestazioni sono ottime. Figo, no? Alla fine sono 4 auto in uno più un'auto sportiva extra. Esatto, quindi noi con 40.000 euro possiamo suddividerli in 9. Esattamente. E aggiungo quei 3-4.000 euro invece per la GTE. Sì, per la macchina sportiva. E qualche optional che come da listino Volkswagen non sono mai regalati, ecco. E si sa. Allora, possiamo trarre delle conclusioni, Marchino, per questa Golf GTE. Partiamo subito dal prezzo di riferimento, che è a partire da 38.000 euro. Un'auto sicuramente modico. Esatto, non è per tutti, ma insomma è il prezzo di una GTD. Esatto, però per essere anche un'ibrida è normale che si paghi di più. Però io li spenderei questi soldi. È una macchina che mi è piaciuta, esatto, ma convinto. È un'auto anche che secondo me è di seconda mano, si trova a cifre molto molto interessanti. Sì, sui 22-23 si può trovare. Esattamente. E, come dire, mi è piaciuta molto la modalità elettrica di questa macchina. Si comporta bene, poi 50 km di autonomia non sono pochi. Soprattutto se si pensa che comunque la macchina principalmente si usa per andare al lavoro, tornare a casa, magari farsi un giro la sera, andare per lo meno il modo in cui lo usiamo noi, ecco. Poi esatto, non è un'auto, sì, ripetiamo, per rappresentanti o perché ci fa tantissimi chilometri. Esatto. Perché viene meno l'essenza dell'ibrido. Però per uno come me, anche per uno come te, penso che comunque tu quanto fai? 20 km di andata e ritorno per andare a lavoro. Sì, esatto, 25 km andata e ritorno. Carichi tutta la notte la macchina. Esatto. Che ci vogliono 3 ore e mezza. 3 ore e mezza è un prezzo di ricarica tra l'1,50 euro e il 2 euro, dipende un attimino da. Esatto, ti fai andata e ritorno senza spendere un euro di benzina. Esatto, spendiamo appunto 2 euro per 50 km esagerando. Esatto. 2 euro per 40 km reali, perché poi tra salite. Tra l'altro, e tutto il resto un pochino si mangia. Non inquini neanche. Non inquiniamo. Quindi sei a vantaggio anche dei green. e poi è comoda, silenziosa. È veloce anche in elettrico. È veloce, comunque, certo, veloce. È soft ma è veloce. A volte non si capisce neanche a che velocità si sta andando, perché con il motore elettrico in funzione uno non sente il rombo, che gli dà anche una percezione. L'unica cosa è che magari se qualcuno sta attraversando e c'è una cuffietta non ti sente. Quello è un problema che andrà risolto quando ci saranno molte più vetture ibride ed elettriche in circolazione. E quindi i pregi sono, secondo me, il motore elettrico. Il motore elettrico, a livello funzionale comunque un'auto molto ben sfruttabile, rimane comunque una Golf. Esatto, anche esteticamente quindi è molto, esatto, bella. Difetti, come io abbiamo difetti, detto secondo prima, me il baule, che ha perso 104 litri. Baule, peso maggiore, però quello si sapeva, tenuta di strada e il piccolo problema del clima che abbiamo menzionato. Esatto. Poi per il resto, una macchina che comprerei. Ragazzi, vi diciamo, compratela. Se volete una Golf e volete prestazioni, ma volete anche consumare poco o niente, esattamente, è un'auto che è l'auto che fa per voi, soprattutto che siamo pronti a suggerirvi. Esatto, poi bella cattiva davanti. Vi lasciamo anche con un'anticipazione, rimanete sintonizzati, perché dopo il video di approfondimento di quest'auto, video anche con Elia, avremo un'auto gialla una vettura sportiva con un motore 4 cilindri boxer turbo. Non vi diciamo altro. Velocità di picco di 276 km orari. Un saluto a tutti dal vostro Marco e dal grandissimo Nicolas. Guardate anche il video di Elia.
Mi raccomando, perché a presto. Breve e conciso.